Questo è un miracolo perché... Sto parlando. No, che stai parlando, sì. E non facciamo vedere sempre, torniamo in diretta perché vediamo sempre quell'uomo brutto, là, insomma, ma me volete far andare a un psicologo stasera? C'è tanto reverbero. Eh sì. Vabbè, ci stai tu come sottofondo qua, immagine. Beh, no, è meglio la diretta che ci stai pure tu, insomma, siamo più carini. E, parliamo al presente più che altro, lasciamo perdere il passato. E ti dicevo, questo è un miracolo, signori telespettatori, radioascoltatori, perché questo è un programma radio, poi anche se c'è il video, che è un miracolo perché a 21 anni, che tu hai tra quasi, già hanno avuto 3-4 storie. È questo appunto, signori, gridate, questo è un miracolo in tutte le parti, in tutte le questioni, sta ragazza. E quindi prego, prosegui. No, e quindi cioè, posso dire che...
quel sentimento che ti porta a volere il bene dell'altra persona. E poi parlo per le mie sensazioni, non lo so, magari quando vedi quella persona che ti porta ad arrossire, ad accelerare il battito. E poi sicuramente è un sentimento che va coltivato nel tempo, che viene poi man mano si accentua, quindi appunto non avendolo mai vissuto non so più o meno di cosa si parla. Poi sicuramente è un qualcosa che non può essere controllato, quindi anche se vuoi comunque reprimerlo è impossibile. E poi vabbè, questo per quanto riguarda comunque nelle relazioni, l'amore in una coppia. Poi io conosco l'amore della famiglia, che è il primo amore con cui uno viene a conoscenza, e penso che comunque debba rimanere sempre uno degli amori importanti e non perderlo quando arriverà l'amore quell'altro, insomma, perché Manuela non l'abbiamo più rintracciata presumibilmente. E invece parlando sempre dell'amore guarda ci sei tu di nuovo, guarda che bello, perché so che tu hai fatto un bellissimo concerto all'Atlantico, giusto, mi sbaglio? Questo noi fu l'apice di un momento importantissimo all'Atlantico Live, qua con Marco Pedrozzi, che impazzì per organizzare insieme a Caro Tenuto, il proprietario dell'Atlantico, questo evento per la Peter Pan, per i bambini malati di tumore. Facemmo due giornate, il 5 maggio, e poi replicammo dopo due settimane a Palestrina, al Teatro Principe, e facemmo due pienoni, due spettacoli molto molto belli. All'Atlantico una grande emozione. Soprattutto poi cantare dopo... Sì, no, perché poi cantammo il giorno dopo di Andy Timmons e il giorno prima di Francesco De Gregori. Per cui la gente che mi fermava al bar diceva: ma chi è sto Fabio Nero, sto cappello? Io dicevo: non lo so, venite a vedere, perché mi hanno detto che è simpatico. Così. Sì, giuro. Mi ricordo, perché non c'entrava niente in quel contesto, insomma, di nomi importanti. C'era stato Moro, Grignani, insomma, c'era tutta... Tutti si chiedevano. Eh sì, non lo conosceva nessuno quello. Io ho detto: guardi, non lo conosco neanche io, però mi vado a vedere, e così fu, insomma. E fu un bellissimo evento. E spero... insieme a te adesso di rifare qualcosa di altrettanto importante. Mamma mia, sarebbe bellissimo. Tu ti emozioneresti un po'? No, là ti emozioni, credi? No, però cioè io quando si tratta di cantare, magari se tutta l'emozione che c'è prima, se canto da magari davanti mamma e papà o davanti tantissime persone, sicuramente l'emozione prima è diversa, però poi quando canto e prendo il microfono mi passa tutto, insomma. E degli uomini, no? Parliamo d'amore, quindi tu sei una femminuccia, parliamo del... Come ci vedi? Oh. Rieccoci. Allora, quindi ti dicevo, come vedi la figura del maschio, del ragazzo, dell'uomo di oggi? Per carità, rispondo. Ma come per carità? Allora, chiedimelo tu sulle femminucce. Ma guarda, io proprio non so, è un mondo a parte quello degli uomini. Tu invece che mi dici, cosa pensi? Per carità, ragazzi, ma se facciamo così. Ah, eccoci. Per carità, per carità, no, certo. Per carità. Perché per carità? Per carità, perché? No. Allora, io come vedo io? Come vedo io? Le donne con gli occhi abbastanza psicopatiche. Non è vero, al massimo sono gli uomini abbastanza bitri, no. Pentapolari. No, allora quello forse a volte sì. Io credo che uomo e donna dirlo. Se non ci fossero, ma non ci manderanno più che ci vediamo, vedremo sempre sta foto di questo, che a me mi inquieta pure un pochino, ma non si può vedere Martina e Fabio, e niente, ci no? Sei sempre tu. Ci sto sempre io, quando vincevo facevo finta di vincere i concorsi e poi qua me ne andavo. Ancora sì, qui capelli, ho vinto lunghi, mo capelli a stazione birra, sì, ero tipo Big Jim, ho cambiato un sacco di facce, ho cambiato. E ti dicevo. Ecco. A proposito, sì, diciamo per carità, perché
pentapolari, diciamo che secondo me uomo e donna, se non ci fosse la necessità di fare un figlio, quindi di andare avanti con la specie, sono il più grande equivoco che l'uomo ha inventato. Perché sono opposti in quel perché senso. Non c'hanno niente in comune. E c'è solo la famiglia. Sono casi e casi, però sì. No, massima un po' opposti. Perché non ci capiremo mai, perché come c'era il libro interessante Venere e Marte, sono due pianeti diversi. Ecco perché io provo a costruire sempre un mondo, un terzo mondo. Tu sei sul tuo, io sto sul mio, ne inventiamo uno noi, ogni tanto ci troviamo là dentro. Solo con chi ha le chiavi d'accesso, però, perché altrimenti. Mi piace questa idea così. Ti piace? Sì, sì. Posso scrivere qualche canzone? Vai. Sul terzo mondo. Ma per carità, non mi manca pure, mi metto a scrivere le canzoni, qui finisce più. Guardate, signori, che questo è uno spunto interessante. Intanto, noi con Per carità, che sarà, possiamo dire, solo il singolo che uscirà tra poco, infatti, mio e di Martina. Ecco, deve diventare un qualcosa di frizzante questo, e quindi come posso dire, la provocazione che lancio, che lanciamo io e Martina, è quello che ognuno di voi scriva nel tempo un per carità pensando a qualcosa, no? Per carità, qualsiasi cosa. Fatene venire una adesso, per carità. Aspetta, ora ci penso. Per carità, domani mattina tocca andare a lavorare. Per carità, devo studiare. Esatto, esatto. Cioè, per carità, come una valvola di sfogo. Però sarà anche una canzone che noi, tra un po' finito questo lockdown, speriamo che dopo Pasqua ci lascino un pochino più sciolti. Speriamo. Andremo in giro per Roma a fare danni, girando il video di Per carità. Figa. E ci sarà da ridere, Ari, eccolo. Ma che è? Ogni tot arriva con qua la faccia un po'. Non sembri te comunque. No, è la mia controfigura americana. Cioè, no, ti giuro, è proprio diverso. Era meglio quello? No, tu devi dire di no. No, eh. No. No, quello era un po' più strano. Sì, un po' più stravagante. Dai. Un po' più stravagante, un po' più colorato. E oggi siamo un po' più seri. Però, tornando all'amore, anche. Vedi, adesso facciamo un attimo il serio, se torniamo quando la regia ci rimanda in diretta. Ogni tanto torniamo anche un po' nella serietà dell'evento, perché le cose, non si può fare le cose serie non giocando. Però più di qualcuno mi ha chiesto perché questo avvicinamento a Martina, così giovane, così tanto diversa, poi al di là della bravura, perché ho una provocazione che è una sfida, e, non so, e tu credo sia d'accordo, ma non ce lo siamo mai detto. Io e te parliamo molto, ma non abbiamo mai parlato di certe cose. Siamo molto più tecnici. Però io credo che le differenze, le distanze vengano azzerate quando esiste un feeling. In qualunque, noi adesso il nostro è artistico, ma anche nella vita. Credimi che la coppia, ti trovi con una persona, poi esatto, non è che c'entra, la coppia più bella che ho visto, lui ha 65 anni e lei ce n'ha 40, e sono 20 anni che stanno insieme, ed è una coppia forse l'unica che ho visto veramente serena. E è ora di, e sarà un po' il nostro ruolo di Martina e Fabio, quello di abbattere un po', io ho una vita che ci provo, e più alleati siamo, quell'ipocrisia, quella facciata, quella sovrastruttura che ci hanno imposto, e che ti dicono no, pensiero comune, che è così. Per essere, per funzionare, stereotipati, esatto, più o meno la stessa, ma se si lasciano tutti, se finiscono tutti, vuol dire che quello non funziona, esatto, certo, non allora proviamo a vedere, cioè si dice che se non funziona il verso, funzioni l'inverso, certo. Quindi proviamo a vedere il contrario, perché poi vedo storie che non nascono, storie che finiscono, storie che non partono, anche nei rapporti di amicizia, che sono frutte del pregiudizio. Sì. Allora dipende noi da quale parte siamo. Noi siamo i neri, quelli che rappresentiamo, quelli che vanno contro il pregiudizio, ma non per partito preso, perché vogliamo andare controcorrente volontariamente, ma perché mi sembra che sta corrente non funziona tanto bene. Quindi proviamo, certo, ad andare controcorrente. Quindi provi a divertirla per vedere se funziona in altri modi, in questo senso? Io credo di sì. Non so tu che ne pensi. Sì, 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 no, ma sono d'accordo anch'io per tutto quello che hai detto. Quindi, che io continuo a dire, per carità, ragazzi,
su tutto. Ma sì, sì, per carità, ripeto, c'è un'amica mia che si chiama Giulia, che parlavamo sempre, ogni tanto, qualsiasi cosa dicevo, diceva lei, e specie sugli uomini, diceva, sai, c'è quello, per carità, io andai a casa una sera e cominciai a scrivere per carità. Ah, così ti è venuta quindi sì, quest'idea? Sì, sì, per carità è nata così, è un'idea nata così. Ecco perché ogni tanto a te che cosa ti dico sempre? Scriverti anche qualsiasi cosa. Qualsiasi paroline. Cosa ti viene, scrivi, perché magari tu scrivi una cosa che per te non ha senso e invece a un certo punto diventa una canzone. Lo so, però per come sono io... Lei quando prende il microfono diventa una iena. Sì, sono un'altra persona poi, vero. Però il percorso nasce, diventa una donna, una donnina ancora di spettacolo e quindi deve abituarsi anche al ruolo della non cantante, ma di quella che, diciamo, partecipa anche al fuori microfono con prima le note. Dopo. Sì, perché... Che ti aspetti dalla vita? Che mi aspetto dalla vita? Anche i miei obiettivi, le mie... Sì. Allora, io diciamo che dato che la mia passione è quella del canto, che qui tutti conosciamo... No, non sei convinto? Sì, soprattutto okay. La prima è convinta. La seconda mi sembra più la pischelletta di adesso che se fai selfie, anzi tu ti sei scoperta al viso, di solito se li mettono davanti al viso io no, non capisco che fa. Così anch'io poi... ma che senso c'ha, scusate? Per far vedere l'outfit. Io quando vedo le foto così, sai che dico? Ma per carità. Ecco. Ma per carità, cioè fatti vedere sto viso, no? O le foto mezzo viso, un occhio solo. L'occhio con sopracciglio e bocca, tutta a metà, no, è vero. Ma guarda che anch'io vado a momenti. Ah, anche tu ti allinei a questo, sì. Ti militarizzi con tutto sto esercito di... No, però no, così, non troppo esagerato. No? Ah. Non troppo esagerato. No, vabbè, per capire, non era una critica, era per capire. E quindi, dicevo, gli obiettivi quali sono? No, e quindi dicevo, dato che comunque questa passione per il canto che mi porto dietro da quando sono piccola... Ovviamente il mio sogno, il mio obiettivo più grande è quello di poter fare poi della musica un lavoro. Poi non so in che modo, però sicuramente vivere di questo, di quello che mi piace fare. Parleremo anche di questo con i ragazzi e lanceremo delle denunce importanti, perché quando ci stiamo noi, non so più io, finalmente non sto più solo sul palco, e noi andremo anche a denunciare i veri soprusi che questi ragazzi, questi anche adulti che vogliono fare musica, hanno da certi impresari, certi discografici, certi pescicani che ti promettono a una ragazza come te, sì, che ma magari... anche ai ragazzi un po' più grandi come me, perché è pieno di quelli dell'altro sesso, che ti promettono e quando ti dice bene ti tolgono i soldi, quando ti dice male scendi a compromessi molto più importanti. Sì, che magari lì per lì ti fai prendere dalla foga. E parte. Quindi noi faremo anche spesso, perché poi ci seguono musicisti, ci seguono ragazzi, e quando si sta qua dietro esiste una grande finzione. Dobbiamo essere tutti stereotipati alla televisione, noi non ce ne frega proprio niente di questo. E denunceremo proprio anche con i nomi, anche quelle persone che sono quelli che rovinano poi. Perché io non ci credo che in un'Italia che viene dai Battisti, dai Modugno, dagli Zero, dai Coccianti, dai Baglioni e quant'altri, oggi non esce più nessuno. È come popolo come noi che siamo famosissimi per essere calciatori e cantanti. È proprio cambiato il mondo della musica, cioè proprio i gusti. E noi ci dobbiamo accontentare da Achille Lauro. Lo so. No, non è vero. Esistono tanti cantautori, tanti cantanti, tante brave interpreti che sono molto bravi, che però hanno la difficoltà perché oggi se non passi dalla televisione e non metti i soldi sul tavolino, perché noi poi parleremo anche questo, perché noi le denunceremo queste cose, perché non abbiamo paura di nessuno, perché è la verità assoluta. E anzi... Mi piacerebbe nel tempo fare insieme a te, avere al telefono qualcuno di questi che io conosco e che loro conoscono me, se c'hanno le palle di metterci la faccia e telefonare e raccontare la verità di tutte le bugie, di tutte le ipocrisie che hanno detto ai ragazzi, di quando pure nel 2010 Fabio Nero stava già fra i 12
di Sanremo Giovani, e c'era tutto il paese, Palestrina, il paese dove ormai abito, che aveva scritto votate il nostro concittadino. E poi l'ultima notte invece Fabio Nero fu escluso perché il testo era troppo, era stato rivisto dalla commissione. Quindi sono, inventati qualcosa. Quindi sono tutte cose che la gente dovrà sapere, perché se io e te dovevamo fare i conduttori televisivi è un altro mestiere. Certo. Io non credo che interessi né a te e né a me, ok? Quindi noi non veniamo qui per fare i conduttori televisivi, noi qui abbiamo in studio Marco, in questa nostra famiglia, cioè persone che lo fanno per mestiere. E che quindi è giusto pure che si tengano i sassolini nelle scarpe, e perché devono lavorare facendo questo. Noi non dobbiamo fare questo, noi cantiamo. E questo programma, questa rubrica, noi la useremo per giocare, per divertirci, ma anche per denunciare quello che... per dire le verità, per dire le verità, perché non le dice nessuno. Ma non è che non le dice nessuno su Sky o su Canale 5, no, no, non le dice nessuno neanche sul web. Anche sul web ci hanno paura di parlare. Poi tutto il mondo dietro, tutto quello che c'è. Quindi diventeremo, entri a far parte della famiglia degli antipatici, perché diciamo le cose come stanno senza paura, anzi noi ci mettiamo la faccia, anche insomma se metti pure quella di Martina è un po' più carina rispetto a quella brutta di Fabio, però noi ci mettiamo la faccia e lo diciamo, vediamo se ce la mettono loro, e siamo aperti al dibattito dal vivo, al dibattito telefonico, non ci abbiamo paura, non approfittiamo della telecamera perché siamo forti, che noi ce l'abbiamo, questa telecamera la diamo a tutti, a tutti quelli che verranno per smentirci. Io credo che non verrà mai nessuno per smentirci, i grandi cantautori che si prendono le canzoni, esiste un mondo che... raccontiamolo ai giovani, ma specie ai giovani che sono convinti che invece sia tutto rose e fiori. Sia tutto rose e fiori. No, rose e fiori non ci stanno proprio qua. No, c'è tanta fatica, c'è tanto lavoro, c'è tanto impegno, c'è tanta costruzione, c'è tanta fortuna, ci sono tanti compromessi e poi dopo c'è il talento. Alla fine c'è il talento. Prima non esiste il talento, e chi dice questo è bugiardo. Marco potrebbe dire per carità, ma lui sa benissimo di cosa parlo. E sa che poi se andiamo in onda noi, andremo in giro io e te, noi porteremo anche questa spaccatura. E non ci interessa avere consensi da tutti. Io non voglio applaudire, come l'amore. L'amore di tutte non mi interessa. Perché l'amore di tutte significa che sei per tutte. Certo. E noi non siamo per tutti, quindi faremo il nostro pubblico, che però ci seguirà. Gli altri... preparati alle tiratine d'orecchie, alle prese in giro, alle cattiverie. Pronti a tutto. Pronti a tutto. Pronti a tutto. Ma Manuela non l'abbiamo più rintracciata, questa telespettatrice che ci aveva chiamato. Oh. Non entra, non entra. Non entra. Per carità, non vuole sentirla, no? Per carità. Siamo per carità. Probabilmente ci voleva critica. Non entra, ma qual è il problema? No, noi non ci sono problemi. La situazione è così. Noi per carità, noi tutta non ci abbiamo paura a niente. Va come va. Dopo quello che si vede da Rai 1 ascende, figurati se ci abbiamo paura noi. Ma per carità, caro Marco. Però tu hai vinto adesso un festival. Sì. Oh. Quest'ultimo. E io credo che fra vincere il festival numero uno in Italia, no, che è Sanremo, o vincere il festival anche sotto casa, al di là della differenza di amplificazione, credo che non ci sia differenza. Comunque quando si vince qualcosa... No, sicuramente si vince, c'è una forte emozione. Poi per me dà anche una carica di adrenalina, magari, sapere di aver vinto, quindi sapere di essere risultata brava agli occhi di tutti quelli che mi hanno comunque giudicato. E penso infatti, no, quello come dici tu, magari al festival questo che ho fatto qui per Studio 4, anche quello di Sanremo, poi ovviamente l'emozione, poi tutto il contesto è diverso, però poi in fin dei conti comunque quello è. Esatto, no, ma questo che intendevo, l'emozione, il giorno che si perde l'emozione non si può fare più questo mestiere, che siano 80.000 persone o 8 è la stessa cosa, sì, non è importante, questa è una cosa importante perché... Sei noi qui ci faremo anche conoscere meglio, lo useremo un po' come specchio, uno specchio intimo, senza essere la professionalità ma la genuinità. Sei tanto umile. Io sì. Forse troppo umile. Loro
oggi sono 10, 20, 30, avevamo fatto 3.000 visualizzazioni. Poi magari io sono convinto che tu puoi avere 300.000, 3 milioni di Grazie. visualizzazioni, ma il concetto è che anche 10 persone si riconoscono in te. Perché la fortuna tua, nostra, è quello che avendo un microfono, in questo caso una telecamera, hai quella possibilità che tanti altri non hanno e che magari vivono di link e parlano con i link perché non hanno parole d'oro, si vergognano. E tu hai quella fortuna, quel dono, e quindi automaticamente glielo devi restituire, li devi rappresentare. Poi se sia uno, se sia un milione, è soltanto un discorso commerciale, Certo, però cambia poco. fargli arrivare il messaggio, quello che Il tuo conta. messaggio deve arrivare, quindi diventi una piccola icona di qualcun altro. Sì, ma anche per, cioè non conta appunto il numero, è proprio poi una soddisfazione magari sapere di aver emozionato, essere riuscita a far arrivare un messaggio a qualcuno, È è quello, quello infatti tutto è quello, è quello, quell'importante, è sì. quello. È quello che fai innamorare di te, della tua figura. Diventi una figura anche per una persona con le tue canzoni. Se le ricorderà in un passaggio di vita, quindi le metterà fra i grandi, fra quelle cose che l'hanno emozionato, che l'hanno. Sì, grande soddisfazione, devo dire. Ed è forse quello È la cosa più bella. il vero dono. Io non credo che chi è stato donato come te in questo caso, perché parlo di te, sia stato donato per arrivare al successo. Quello forse poi è la finalizzazione di quel talento che Forse, diventa. viene, Tu sei viene. stata donata per restituire, perché a te è stato dato quello che a tanti altri non è Grazie. stato dato. E questo è, secondo me, il concetto basilare Ma che ti più devi bello, portare dietro sì. sempre, Sì, anche sì. quando ci sarà Sanremo o quando ci sarà tutto. Grazie. Perché se perdi quello, perdi il vero. Poi che quel dono lo metti a frutto per farlo diventare il lavoro Ma che ti piace, certo, che ti magari per arrivare soddisfa, più è un persone. altro Certo, discorso. sì. Ma se non arrivasse questo, non devi fare come tanti colleghi che ho visto che sono andati dentro le farmacie poi. Titolare No, no, guarda. di un dono, punto. Sì. Se ci lavorerò con quel dono Ma bene, certo, altrimenti altrimenti sì, no, ma totalmente andrà bene d'accordo. lo stesso. Sì. E a proposito di farmacie, volevo salutare un ragazzo che non conosco molto bene, che però è amico di una persona a me cara, che sta passando un momento difficile. E come tanti Sì. ragazzi, cioè, poi ne parleremo Vabbè. della depressione, di questi malesseri, e cercheremo anzi di stimolare per quello che possiamo, anche se non è il nostro mestiere. Si chiama Mirko, che sta passando un momento difficile di salute. E io quindi volevo far arrivare il nostro saluto, il nostro calore, ma A Mirko. soprattutto la parola importante per uscire da certe situazioni spesso non è la farmacia, non è la cura, è l'amore di chi ha Vero, intorno, è certo. il calore di chi ha Sì. intorno, perché si cade in certe depressioni, in certe situazioni, quando c'è assenza di calore. È vero, quando non è nessuno. Per Poi cui poi con il calore sfoghi di amici, chi famiglia, nell'alcol, chi nelle sicuramente. droghe, chi Vero. nei vizi, ma in realtà parte da lontano. E allora invece che andare poi a curare quello, noi dovremmo prevenire e cercare quel calore e chiederlo alle persone, non vergognarsi di chiedere che hai bisogno di una parola, che hai bisogno di Affetto, affetto. semplicemente. E se invece siamo tutti talmente, ognuno con la nostra pagina, ognuno così forte che sembriamo poi che se chiediamo aiuto si Si scalfisce rovina tutto, quell'immagine, sì, è è vero. tutto finto. I like su Facebook e Instagram sono veri come i soldi del Monopoli, non esistono, è finzione. La vita è un altro film, non è quello. Però tornando a noi, mi viene da dire una parola. È Per carità. per carità, Martina mia, per carità. E quindi non mi hai risposto in maniera concreta, perché tanti Di ragazzetti adesso cosa? di 20, 25, 30, 40 anni ti guardano e diranno quanto è carina, vediamo se nel futuro mi posso proporre, sentiamo quello che non gli piace di un uomo, così io arrivo invece con altre doti, mostro altre caratteristiche. Cosa non ti piace caratterialmente in un ragazzo, in un uomo? Cosa non mi piace in un uomo, in un ragazzo, infatti, penso. E...
sto pensando. Pensa quante non gliene piacciono, perché per pensarci. No, no, non è vero. Ma io sono... No, non è vero, sto dicendo una cosa sbagliata. Non so, non... Magari ragazzi con i quali non si può parlare, che tu esprimi un tuo pensiero e loro rimangono sempre della loro idea, quindi magari testardi non sono aperti al dialogo, alla parola, quindi a cambiare opinione su un determinato argomento. E, poi non ho in realtà, cioè non so in realtà cosa non mi piace, cioè non te lo so dire. Quando poi conosco quella persona, una persona, un ragazzo, un uomo che sia, un ragazzo da frequentare, poi nella frequentazione mi rendo conto magari di cosa non può andare, però se appunto adesso quindi non hai un prestampato qualcosa, no una cosa prestabilita. Ok, quindi sei fedele? Sì. Signori, questa è un'altra rivoluzione, perché la conosco un pochino, la sto conoscendo, e perché poi quando istintivamente parla tu capisci la verità di una persona. Martina è fedele, quindi quando facciamo finta, non è l'ipotesi, no, parliamo delle cose che poi interessano a loro, perché poi dopo le canzoni le facciamo sentire, ma cioè parliamo come stessimo parlando fra amici. Sotto casa, quindi diciamo le cose che interessano veramente agli altri, che poi, quindi tu ti frequenti, ti conosci, no, ok, non chatti con altri 500? No, non avrebbe senso. Che senso c'ha? Se io mi sto frequentando con un ragazzo, frequento con lui. Il numero di basta. Martina non ve lo darò mai, perché il vero talento è questo poi. Perché se ti interessa quella persona, è inutile poi andare a cercare le altre. Io noto una sorta di circensi, perché stanno tutti con un piede dentro a 150-200 scarpe. Sì. Siamo un po' nell'Italia di uomini e donne, sì, in cui non lo sappiamo, ma si fa l'esterna con uno, l'esterna con un altro, si valuta un altro. Esatto, sicuramente magari tu vedi quel ragazzo in un modo, poi magari si rivela in un altro, come dici te, che magari c'ha non so quante altre... Però in quel momento diamo l'esclusività a una persona. Certo. Non teniamo il piede dentro tante cose, perché ce le perdiamo tutte. Sì, sì. E poi soprattutto bisogna accettarlo questo ruolo. Tu accetteresti che io mi frequento poi... Però poi sento... No. Un'altra. No. Oh, lei non l'accetta, io non l'accetto. Se io lo chiedo a ognuno di voi moltiplicato per milioni, nessuno l'accetta, però tutti lo fanno. sì. È qui che mi viene da dire, ma per carità. Mamma mia. Allora, cioè, facciamola una scelta, capiamo da quale parte stare. Ma io sono convinta che se tu... ti frequenti con una persona e nel contempo con altre persone, in realtà non ti interessa di nessuna, cioè è quella la cosa. Se poi trovi quella persona che ti piace realmente, non vai ad accettare altre. Hai detto una cosa che mi ricordo un grande produttore che un giorno mi disse: l'amore a volte è la finalità e la conseguenza della noia, che facendo capriole su capriole alla fine quando si rialza è amore, ma di fondo non c'era. È questo quello che io penso e che tu stai dicendo e che sottoscrivo. Non c'è costruzione, c'è naturalezza. Esatto. Riesci a parlare, ad aprirti con una persona, ti viene naturale farlo, ti viene naturale sentirlo, passarci del tempo, quello che puoi. Non c'è bisogno di ragionare, controragionare, no. Valutare. Allora, di primo istinto no, sono abbastanza timida. Poi però quando conosco poi quella persona mi apro e dopo sono totalmente un'altra. Però lì, proprio al primo incontro, così sì, mi è difficile aprire. Però rischia? Perché io capisco poi anche le persone, cerco sempre di capire, no, in profondità le varie. Non vedo cattiveria o cattive ragazze o cattivi ragazzi. No, ci vedo molta paura, molta insicurezza. Per cui tendo a non avvicinarmi troppo, perché altrimenti poi se mi affeziono troppo sto male. Certo. Ma così farai male tutto. Sì, sì. Vai, fatti male, ma vividela. Sì, sì. Vividela. Sì, sì, d'accordissimo. Perché la notte almeno si dorme. Non concludi nulla. Poi no, non fai niente con nessuno. Sì, sì. Non rischi mai, bisogna... Devi rischiare, poi se va bene va bene, se va male, intanto ci hai provato, vai. La sentite? Il numero di telefono, inutile che scrivete e che mandate i messaggi, non ve lo daremo mai, perché sono talenti questi. È troppo, si arriva troppo facilmente.
si arriva troppo facilmente a... Allora non capisco se la... come ti posso dire, se è un discorso narcisistico e proprio di egocentrismo, o se è la solitudine. Siamo in un momento, in un periodo, ma non adesso, che siamo tutti soli. Dice anche dettato dai social, sicuramente. Sì, io credo che quello allontani molto, sì. Allontani la realtà. Sì, sì. Io non voglio fare l'antico, però anche oggi sono amante dei falò, no? In cui tu, che sei quella carina, che però non ci siamo mai parlati, per la prima volta dal vivo, attraverso un falò, sì, sì, provo quell'emozione di venire lì e a capire se tu ci stai oppure no. Invece oggi ci arrivo solo se già ho capito che ci stai, oppure non ci arrivo per niente. Sì, sì, è vero. Manca quel brivido. O magari il primo contatto lo avrai proprio con i social. E certo. Ha, e se tu, senso, e se tu mi rispondi, attacchi, allora io proseguo. E allora poi dopo magari si fa un incontro. Però manca quel brivido. Sì, sì, manca, sì. Manca quel rischio, quel qualcosa che dici, gli piacerò? Non gli piacerò? Che poi la cosa più bella, secondo me. L'attesa... tutto il prima che è la parte più bella. Sì. È come si dice, il preliminare prima di tutto. Sì. Un CD è l'emozione di quando scarti la pellicola, leggi la foto, vedi la foto del tuo artista, leggi chi l'ha fatto, la canzone, sì, e poi e ascolti. Poi dopo, sì. E quando ascolti... Tutta l'attesa, no? Sì, sì. L'attesa. Mancano le attese. Sì. Ed è pieno di disattese di conseguenza. Perché esatto. Poi si idealizzano le persone. Cioè, noi partiamo dal presupposto, sì, che magari le conosci appunto tramite social, te le idealizzi, le pensi in una maniera, poi dal vivo si rivelano altre. Ma... Però tu poi vuoi cambiarla quella persona. Eh sì, perché comunque... te l'hai già proiettata. Poi dopo un pochino, ecco perché è pieno di storie che non sono storie, perché c'è grande confusione, non c'è scelta. Vedi. Sei carina, mi rispondi, automaticamente io vado. Ma dove vado? Ma sì, per sì. Carità, ma dove sta fermo, sì, che sì. Fa solo danni. Sì, sì. Vieni se vale la pena. Certo. Devi essere un premio, io sono il tuo premio e tu sei il mio. Altrimenti ognuno a casa sua, sì, sì. E va bene così. In quel mare, in quello sterile mare, annegateci voi. Quindi io credo che... Sterile mare. In quello sterile mare. Ecco, ti ha ricordato qualcosa? Sì. Sì. Allora, io so che voi, pochi giorni fa, così, avete fatto una registrazione veloce, sì, dell'amore sublime. Mm-hmm. Sbaglio? No, sbagli. Vogliamo fargliela sentire ai nostri ascoltatori in chiusura di trasmissione? Per me va bene. Ecco, canto io. Canta lei perché voglio ascoltarla questa canzone, che non è che la conosco molto bene. Ma no. Però vai. Gli piace molto a lei, allora... Vado. L'ascoltiamo. E comunque noi vi salutiamo. Ci vediamo fra 15 giorni. Ogni volta canteremo canzoni diverse, chiaramente, che fanno parte di uno spettacolo che stiamo montando. Avremo ospiti e tutte in questi giorni le provocazioni, le cose che vi vengono in mente, scrivetecele, perché noi parliamo e chi vuole telefona ne parliamo. Costringeremo la regia a darci poi un'ora e mezza di trasmissione, perché saremo tanti e avremo tante cose da dirci. Quelle stupide, quelle che veramente sono spicciole, noi vi rispondiamo alle vostre cose spicciole. Anche quelle d'amore stupide, per noi sono importanti, non sono stupide. E avrete qualcuno, avete Fabio e Martina che vi rispondono. Non state soli, ci vediamo fra 15 giorni. Io dico sempre, per carità, fate come vi pare. Certo, se aspettate la risposta di Nero e di Martina, per carità, però se non ci avete nessuno, noi stiamo qua. Non esiste cosa che non sia il tuo nome, e non esiste un'ombra nelle tue parole, e non esiste niente oltre i miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e
non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro, e non c'è più nient'altro da cercare in giro. E ho il desiderio, l'impressione ormai di perdermi. Se chiudo gli occhi mi dimentico di me. Mi presento così, così come mi vedi. Spoglie di vanità, non nascondo segreti. Io mi adatto se vuoi, quando si parla d'amore. Io do il meglio di me, io mi faccio apprezzare. Non esiste un giorno che non mi sorprenda, e non esiste attesa dove non ti attenda, e non esiste affatto un altro paradiso, e dimmi cosa esiste dopo il tuo sorriso. E non esiste scelta per i miei pensieri, e non esiste voglia che tu non avveri, e non esiste errore che non sia rimpianto, e non esiste il mondo quando siamo accanto. In un momento adesso tutto sembra perdersi, e all'improvviso rimaniamo solo io e te. Ed è sempre così, c'è ben poco da dire, è in silenzio che poi ci si impara a capire. Ed è stato così, ed è stato così, che ho perduto il controllo. Fammi quello che vuoi, perdersi com'è bello. Il miracolo è qui, un miracolo sì. Ed è sempre così, quando impari a sentire infinita poesia di un amore sublime. Ci lavorerò su, per non farti scappare, non ti farò scappare. Tutto il fiato che ho, io sosterrò questo amore, per non farlo annegare in questo sterile mare. Già tutte queste barriere fate entrare